18 ragazzi abruzzesi sono diventati agenti di commercio grazie al corso finanziato dalla provincia di Pescara e realizzato dal gruppo Consorfom. Si è concluso così il periodo di formazione con una prova finale e la promozione di tutti i partecipanti che hanno ottenuto la qualifica di agente di commercio rappresentante. Un percorso formativo per costruire e aggiornare le competenze di persone in cerca di occupazione e per il loro inserimento in un mercato del lavoro che cambia e che vive un momento difficile. La provincia di Pescara come mai ha individuato in questo corso di operatori di commercio e rappresentanti una possibilità per questi ragazzi di lavoro? Come provincia di Pescara, il nostro settore alle politiche del lavoro ogni anno individua, facendo un'analisi dei settori lavorativi, quelli più trainanti nel momento, anche se sappiamo che in questo periodo di crisi non sono tanti, e ha individuato appunto uno dei tanti corsi, questo di agente di commercio, perché pensa che sia uno delle opportunità lavorative per i giovani che devono intraprendere una carriera lavorativa. Lei li ha esaminati questa mattina, come li ha trovati? Ma li ho trovati molto preparati, anche perché i docenti erano preparati, erano molto anche motivati per intraprendere questa carriera che sappiamo non è facile, Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, analisi dei casi, role playing, queste le metodologie utilizzate per formare i 18 nuovi agenti di commercio dall'ente formativo Consorfom. Questo è un corso che è stato strutturato prendendo in considerazione aspetti commerciali, giuridici e di comunicazione essenzialmente. Io ho seguito la parte commerciale, mi sono interessato di marketing, vendita e comunicazione, altri colleghi hanno fatto le altre parti. È un corso molto operativo perché dà la possibilità in questo momento ai giovani di operare e l'agente è una figura strategica all'interno dell'azienda, considerando che è colui che va a vendere, considerando che è colui che in realtà fa progredire o meno un'azienda, quindi è una figura strategica. Ecco, quale strategie di vendita avete insegnato loro? Quelle orientate al marketing, nello specifico sono io che ho curato questa parte, quindi io faccio moltissima leva sul bisogno, sul fabbisogno del cliente, no? Non sono per la vendita forzata, non sono per il convincimento, sono per l'individuazione del bisogno e il suo soddisfacimento. Ecco, questa è la tecnica che noi abbiamo usato e quella più diffusa in questo momento, anche se qualcuno continua a vendere seguendo standard oramai superati, no? Obsoleti. Ci faccio un esempio pratico. Come si fa a creare un bisogno? Il bisogno non va creato, va individuato. Ecco, la bravura del buon venditore è quello di individuare il bisogno. C'è una scuola di pensiero che dice che c'è un'induzione al bisogno, però non è vero, non è assolutamente vero. Diciamo che il venditore bravo è quello, o l'azienda brava è quella che riesce a individuare questa necessità e ad avere il prodotto giusto, e poi chiaramente le tecniche di persuasione in questo caso sono fondamentali. Ecco, sono queste le cose quindi sulle quali abbiamo fatto leva, sono queste le cose che abbiamo cercato di trasmettere ai ragazzi. Infatti oggi abbiamo finito, sono andati tutti bene. Quindi. Adesso questi ragazzi cosa faranno? Adesso inizia la parte più difficile, perché adesso incominceranno a cercare lavoro. Noi abbiamo avuto una docente che si è occupata, la professoressa Dell'Elce, che si è occupata di questa area, no? Quella della ricerca del lavoro, e insegnando i ragazzi a fare un curricula, insegnando i ragazzi dove andare, eccetera, eccetera. L'ultimo tema toccato stamattina, molto en passant naturalmente, perché abbiamo fatto l'esame questa mattina, è stato quello di consigliare i ragazzi di andare presso le società di lavoro interinale, che potrebbe essere un primo passo. E poi ripeto, è la parte più dura, però bisogna farla. Quindi. Il livello di istruzione dei ragazzi che hanno aderito a questo corso qual è stato? Guardi, c'erano ragazzi diplomati, c'erano ragazzi laureati, quindi non era la formazione dei ragazzi, la formazione pregressa non era un elemento di valutazione, quindi c'era un po' di tutto. Però che mediamente la preparazione dei ragazzi era buona, sicuramente. Terminato il corso per agente di commercio e rappresentante, per questi ragazzi ora si apre la via della ricerca del lavoro. Loro sono fiduciosi e soprattutto preparati.
Luca, oggi sei agente di commercio. Ci racconti un po' che esperienza è stato questo corso? È stato molto formativo in quanto si sono trattate varie tematiche, dal marketing alle tecniche di comunicazione, di ricerca del lavoro attiva, passando per il diritto, quindi è stato molto eterogeneo a livello didattico. E quello... Qual è la materia che ti è piaciuta di più? Le tecniche di comunicazione sono tematiche che non vengono, diciamo, sottovalutate, ma sono di uso quotidiano anche quando non ce ne accorgiamo, quindi era un punto di vista che è sempre meglio sentire, cose da apprendere molto interessanti. Adesso come ti muoverai per trovare lavoro? È un lavoro in cui l'offerta c'è, il problema sta nel trovare un prodotto da vendere che, nel quale l'agente di commercio si rispecchi e possa dare il meglio di sé. Ecco, tu in che cosa ti rispecchi, per esempio? Allora, io... Cosa ti piacerebbe rappresentare e vendere? Sono un esperto in birra, quindi mi piacerebbe occuparmi nel campo della commercializzare i prodotti della birra, sia la birra già fatta che quelle da produrre e da fare. Yuri, anche tu oggi sei diventato un agente di commercio, sei diventato un rappresentante finalmente, com'è andata? Diciamo abbastanza bene, le lezioni sono state molto interessanti, per tutti i professori che ci sono stati erano molto competenti. La cosa che mi è piaciuta di più è stata l'enfasi che ci è stata messa dai professori, che comunque ci coinvolgevano con domande, facevano degli esempi pratici. Tu per esempio che cosa hai imparato veramente? Imparato, la cosa che ho notato è che ho migliorato molto la comunicazione con le altre persone, che è stato un argomento ampiamente trattato, e quindi ho imparato anche a analizzare la persona che ho di fronte, studiarla, nel senso capire come è meglio approcciarsi e cose così. E vendere. E allora, oggi hai questa qualifica, domani ti riposerai, dopodomani cominci a trovare lavoro. Come ti muoverai? Il mezzo più che uso di più è il computer, comunque, quindi metteremo inserzioni, curriculum, cercherò delle aziende che comunque rispecchino di più i miei interessi e vedremo. Ecco, quali sono i tuoi interessi? Sicuramente il campo dell'elettronica. E computer, e anche console, videogiochi, cose così, poi anche sicurezza, magari telecamere, cose così. Complimenti, in bocca al lupo. Grazie.